La missione della cultura non è quella di farci pubblicare un libro o un film. Il 23 ottobre si festeggia il centenario dalla nascita di Gianni Rodari, una delle figure centrali della letteratura, soprattutto dell'infanzia, che si è fatto portatore di un nuovo modo di intendere la pedagogia, nel quale il gioco ha un ruolo fondamentale. Anche noi in Lutz spesso usiamo il gioco per stimolarci e sperimentare cose nuove. Vorrei parlarvi di questa figura che noi amiamo tanto attraverso una sua citazione. Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo. Ecco, questo semplice pensiero rappresenta una dichiarazione di intenti che, letta oggi, in epoca di narcisismo imperante e bramosia opportunistica di mostrarsi, ci ricorda che la missione della cultura non è quella di farci pubblicare un libro o un film. Intendiamoci, qualcuno ha la bravura, la fortuna, il talento di riuscirci, ma non è questa la missione della cultura, che è invece quella di darci degli strumenti per interpretare ed elaborare la realtà, per costruirci un'opinione basata sulla conoscenza dei fatti e difenderci da chi ci racconta le balle. Vi sembra poco?